faccio una premessa, guarda, io non ho mai ritenuto che basta essere donne per essere migliori. Oh, ma proprio mai. In compenso, però, penso altrettanto che non basta essere uomini per essere migliori. Ah, no. La differenza è che loro invece A l'hanno sempre pensato, B l'hanno interiorizzato, C l'hanno praticato. E per governare un paese come negli Stati Uniti va molto bene, come dire, avere un ottimo eloquio, ma è indispensabile anche un dato di esperienza, di tenuta e di vero e proprio potere. Abolire gli ordini. Abolire gli ordini non costa, costa politicamente evidentemente, quindi ti saltano addosso i notai come le giornalisti, notai italiani, tutti giornalisti. Io mi ricordo quando mi sono candidata al Ministero della Difesa, passavo in transatlantico e uno mi ha guardato, ovviamente, questi colleghi si va. Dice, ma se non c'hai manco il fisico. Le donne sono sempre chiamate sostanzialmente sulla cronaca nera, sui fatti di violenza, sui fatti di costume, sull'oroscopo. Sull'oroscopo andiamo fortissimo, cioè non ci parli, siamo nel nostro. No, ci va rimesso. Sull'oroscopo non ci parli. Ma io quando sono entrata in Parlamento nel 76 era un periodo in cui vivevano con me due bambine. In affidamento sostanzialmente. Io l'ho sempre vissuta come, non come una rinuncia, ma come una scelta. Penso di me che non avrei mai avuto il coraggio di fare un figlio, lo so di sicuro, perché fare un figlio vuol dire una cosa che io non so dire, vuol dire per sempre.